A tutti ragazzi, oggi vi parlerò del tono di voce. Il cane capisce meglio e porge maggiore attenzione alla mimica corporea piuttosto che al linguaggio verbale. Questo perché? Perché la mimica corporea fa parte del suo linguaggio, mentre il linguaggio verbale no. Per ottenere che la nostra voce diventi significativa per il nostro cane, bisognerà che impariate a modularla, ragazzi, con toni diversi a seconda dei casi. E adesso vado a spiegarvi meglio. Quando state con il vostro cane, dovete utilizzare un tono secco e deciso quando gli date un comando. Non dovete mai urlare, mi raccomando, ragazzi, perché altrimenti il cane aspetterebbe sempre che voi vi mettiate ad urlare prima di obbedirvi. Poi dovete utilizzare un tono gentile e affettuoso quando il vostro cane fa un'azione corretta. Mentre dovete utilizzare un tono disgustato quando il vostro cane sbaglia. Se imparate a modulare bene la vostra voce, ragazzi, con questi toni diversi che vi dicevo, vedrete che la mimica facciale si adeguerà quasi spontaneamente ai vostri stati d'animo. E arriverete al punto, vedrete, che il vostro cane, i cani più attenti e sensibili, reagiranno già nel momento in cui starete pensando a un bravo o a un no. Quindi se arrivate a questo punto significa che tra voi e il vostro cane si è creato il rapporto giusto, però dovete stare attenti al fatto che il cane non deve anticipare i vostri desideri, che è una cosa che succede spessissimo. E poi in gara, se diciamo parlo per le persone che poi insomma vorranno far fare al cane sport, questo in gara insomma penalizzerebbe il vostro cane. Grazie a tutti, ciao e al prossimo video.